È un festeggiamento di un anno di lavoro con 300 ricoveri in terapia intensiva neonatale che in realtà sono una parte del lavoro della struttura, perché grazie, diciamo, agli investimenti che l'azienda ospedaliera universitaria ha fatto nella struttura possiamo potenziare il programma di follow up che riguarda le necessità dei bambini dimessi nei primi 3 anni di vita. E potenziamo anche il programma di infezioni perinatali, cioè i bambini che nascono da mamme che ahimè hanno trasmesso in utero alcuni microrganismi che possono in realtà anche essere molto pericolosi. Anche quest'anno, nel giorno che precede l'Epifania, torna l'iniziativa La Befana del Prematuro arriva il giorno prima. È la tradizionale festa che l'associazione Soccorso Rosa Azzurro promuove con il reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale policlinico della Federico II e che ha visto questa mattina la partecipazione del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Sto qui come altri anni a dimostrare la gratitudine nei confronti di questo presidio di cura della salute dei più piccoli e dei genitori. C'è tanta competenza, tanta professionalità, tanti giovani, un'eccellenza della nostra città unita a tanta umanità e tanta voglia di solidarietà che è una caratteristica della nostra città, quindi è importante esserci. Dopo la visita al reparto per conoscere il personale e i genitori che hanno i loro piccoli prematuri ricoverati nella struttura, nell'aula magna di biotecnologie della Federico II, lo spettacolo e la consegna delle calze per i bambini ex prematuri. Quest'anno, grazie appunto alla Fondazione Rava e al progetto Ninnao, abbiamo avuto in pochi mesi 2 neonati lasciati nel nostro impianto tecnologico, in realtà è la sostituzione della ruota dell'Annunziata. Ci tengo a fare a questo punto un appello perché venga rinforzato anche il programma di trasporto di emergenza neonatale. Noi abbiamo avuto 1 anno e mezzo fa da Sua Eminenza Sepe il dono di un'ambulanza. Questa ambulanza ha fatto 1000 interventi per 1000 neonati critici. Solo nell'ultima settimana ha fatto 5000 chilometri, perché siamo rimasti, ahimè, da soli a sopperire alle necessità di trasporto dell'intera regione.